Ciao a tutti, eccoci qua ancora una volta, Roby Rani qui su Lega Nerd. Stasera parliamo un po' di Star Wars, ma non della saga in sé, ma parliamo ancora una volta di giocattoli brandizzati Star Wars. E di che giocattoli parliamo in questo periodo? Parliamo di Lego, ovvero la serie completa, la linea completa dei Lego Star Wars dedicati al nuovo film in arrivo, Rogue One. Il film uscirà il 15 dicembre, a casa mia il Natale è arrivato un po' prima, appena uscito me ne sono cuccati subito perché... personalmente sono veramente una figata pazzesca. Sono quasi tutti mezzi nuovi, mezzi inediti, che però hanno sempre quel sapore di vecchia trilogia che aspettavo da anni. Montati belli che finiti, questi modelli sono una figata pazzesca. È un po' che non mi divertivo così tanto e soprattutto che non mi sorprendevo così tanto per dei set Lego dedicati a Star Wars. Perché? Perché sono molto più grandi di quello che mi aspettavo. Solitamente succede il contrario, me li aspetto grandi e sono un po' più piccoli, quindi rimango sempre un po' deluso. Stavolta invece il contrario, sono più grandi di quello che mi immaginavo guardando le immagini nelle scatole. Quindi passiamo subito, molto velocemente faccio un passaggio molto veloce. Hover tank, come potete vedere, figo, un mezzo nuovo, qualcuno non è piaciuto, qualcuno non lo comprerà perché è molto squadratone, un po' uno scatolone, però è veramente veloce da montare, divertente, c'è un sacco di vani apribili, portelloni, anteriore, superiore, eccetera eccetera. L'unica cosa, visto che avete fatto una cassa fighissima porta armi, potevate farne due, che tanto ci stavano, spendavate 5 euro in più e facevate un po' più felici noi fan. E questo è l'Overtank. Secondo set, forse uno dei più sorprendenti, è la TST, set molto più grande di quello che mi aspettavo. Mi aspettavo veramente tipo 5-6 cm più piccolo, invece come potete vedere dalla mia testa è bello grande, bello resistente. Tutti questi modelli sono molto resistenti e molto giocabili, hanno un sacco di parti mobili, un sacco di portelloni, hanno anche degli ingranaggi alcuni, questo potete vedere, mi muovete la testa a destra e a sinistra, come vi dicevo, un portellone superiore, portellone estetico se vogliamo, eccetera eccetera, e tutte le cannoniere logicamente che si muovono. Questo è veramente figo, gigante e per gli amanti della trilogia classica. TIE Striker, anche questo molto più grande di quello che mi aspettavo, come potete vedere è una bella sberla, pesante, resistentissimo, almeno al tatto, al gioco, sembra che ci si possa fare qualsiasi cosa. Due modalità di volo, questa è la più aggressiva e secondo me anche la più bella, oppure possiamo avere la modalità tipo gabbiano, come la potete vedere mi piace molto meno, un po' meno, non dico aerodinamica, ma ha una linea un po' che non mi convince, quindi lo mettiamo in modalità incazzata, aggressiva. Anche questo un sacco di portelli, cockpit anteriore, cockpit superiore che è questo, gli inserite la minifigure e giocate come se non ci fosse un domani, e la parte dietro che sembrava che potesse contenere un'altra minifigure e invece è un vano porta oggetti, armi, tecnologia eccetera eccetera. Ottimo set anche questo, vi straconsiglio. Cominciamo ad andare sui belli grossi, abbiamo l'U-Wing, due modalità di volo, adesso ve la faccio vedere. Cosa interessante, come potete vedere si fa un po' fatica ad aprire il cockpit, c'è un meccanismo che ce lo apre, veramente fighissima questa cosa qui, e poi c'ha la modalità di volo super incazzata, super gigante, che sbomba di brutto, mi ricorda parecchio la Match Patrol di Daitern, adesso che ci penso bene, come potete vedere è veramente bello grande. Anche questo stesso discorso, massiccio, ben strutturato, resistente e molto giocabile. Krennic Shuttle, che è il set migliore di questa serie, è fantastico, enorme, sempre per le aspettative, con le ali giù, ricorda tantissimo il Lambda Shuttle di Vader, fighissimo, i pattini che vanno in modalità volo e in modalità atterraggio, anche questa è una novità per questo tipo di mezzi, perché più o meno ne sono usciti parecchi con queste ali qui. Cosa interessante, vi faccio vedere se riuscite a vedere, per farvi capire della resistenza e dello studio, hanno utilizzato per lo snodo gli snodi dei Bionicle o dei Buildable Figures per renderlo ancora più duro senza che cada col tempo. Logicamente, come il Lambda Shuttle ha questa modalità di volo che è un po' più bruttino, un po' più picchiusa, e poi si apre veramente completamente per lasciare spazio al gioco interno.
dove ci sono tutte le postazioni di comando, potete alloggiarvi i vari Stormtrooper, Death Trooper in questo caso, ed è veramente una grande figata. La cosa veramente figa, ed è la prima volta che mi capita con il set Lego, è che non si ha la sensazione che si spacchino. Anche questa cosa dei portelli, sono tutte logicamente Technic, sono realizzate con parti Technic, belli resistenti e per di più rinforzati. Cranic Shuttle, pezzo più bello, ma dovete trovare il modo di tenerlo con le ali aperte perché rende di brutto. E poi andiamo a vedere finalmente, finalmente, anche se sono i meno desiderati, meno richiesti, però i Buildable Figures fanno parte di questa serie Star Wars Rogue One. Anche questi secondo me sono i più belli di tutti i Buildable Figures, secondo me hanno un po' migliorato il tiro, se vogliamo, con le proporzioni soprattutto, anche con l'accuratezza. Questo è Gene Erso e ci guardate, assomiglia anche abbastanza Felicity Jones, quindi ottima cosa, ottima miglioria. Questo è un personaggio in carne e ossa, i più brutti sono quelli in carne e ossa. Finn è terrificante, Rey non è proprio il massimo, Luke Skywalker sono un po' abbastanza orribili effettivamente. Questo probabilmente è il più bello dei più brutti, chiamiamoli così. A me è piaciuto molto, tra l'altro si monta anche veramente in pochissimo tempo. Death Trooper, è qui cominciamo a esserci con le proporzioni, è il primo Storm clone delle varie serie uscite fino ad ora. Ricordiamo che sono tre, questa è la terza serie, solo di tre pezzi. Da quello che ho visto dovranno uscire i nuovi tre a gennaio probabilmente. Le proporzioni ci sono, il casco è bello grande e soprattutto è curata anche l'altezza. Se la mettiamo per esempio vicino a Jango Fett risulta più basso, idem per Gene Erso e anche per Vader, che è un pelo più alto, perché sappiamo che i Death Trooper sono una squadra speciale di salamandroni, di Death Trooper, di soldati molto molto alti. E poi abbiamo la chicca da 90, che è K2SO, che sicuramente è il migliore. Non so se se la gioca con il generale Grievous, sempre per quello che riguarda i buildable figures. K2SO veramente figo, è un droide, quindi si presta tantissimo con pezzi Technic e pezzi Bionicle. Io mi sono innamorato di sto set di brutto, gli ho fatto anche un pochino di foto, trovate sul mio profilo Instagram Robinani. Ha il weathering, ha le spalline con i coghi imperiali, le antenne, insomma è veramente veramente estremamente figo e soprattutto alto, perché il personaggio, come abbiamo visto nel trailer, è molto alto. I set sono finiti, ma come lasciarci senza loro, le minifigure, le star di questi set? Come potete vedere ci sono tutti, logicamente, come capita sempre e come la Lego ci ha abituati, se volete tutto il team Rogue One dovete comprare tutti i set, perché ogni personaggio della squadra Rogue One è presente in ognuno dei set, quindi sempre così, loro fanno sempre così logicamente, altrimenti le comprate sfuse online e spendete molto di più del loro valore stesso. Cosa fighissima ancora una volta per la minifigure di K2SO, volevo farvi vedere questa cosa che mi ha veramente sconvolto dalla libidine, l'accuratezza. Adesso cerco di mettere a fuoco, ma secondo me non ce la fa. Vabbè, vi faccio vedere l'accuratezza del cog imperiale stampato in questo, nel pin dove ci stanno le braccia, che sarà circa 2 mm e mezzo, 3 mm. Fantastico. Vi lascio con le minifigure, brava Lego, stavolta ci hai preso, fattore qualità-prezzo direi ottimo, forse prima ve li avrei consigliati, però fino a un certo punto, montati, visti, giocati e toccati, ve li straconsiglio perché sono set veramente bellissimi, sono forse tra i più belli usciti negli ultimi anni. Vi ringrazio, grazie mille, grazie per la pazienza, so che questo video è durato un sacco. Bricknauts, Roby Rani, Lega Nerd, mi raccomando condividete sempre di più, noi ci mettiamo tutta la passione possibile, adesso tocca a voi. Seguiteci e che la forza sia con voi e noi e loro e gli altri ed essi che vivono.